Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di Grim Fandango Remastered. Bene, adesso dobbiamo parlare con Domino. Sembra assolutamente inconsapevole del fatto che sto per fuggire. Domino! Domino! Ti stai già facendo la prima pausa caffè, Calavera? Abbiamo dei conti in sospeso, amico. Sai, se mi azzardassi a parlare in questo modo al mio boss, Hector. Hai ucciso il mio migliore amico. Il demone? Manny, puoi usare i demoni come autisti, come messaggeri, come camerieri. Ma non puoi cominciare a considerarli amici. Non è naturale. Cosa stai facendo qui ai confini del mondo? Oh, sai, me lo chiedo tutti i giorni. Ma ti addestrerò per prendere il mio posto, Manny, per gestire questa fabbrica di luminarie da quattro soldi. Come puoi tenere dei bambini piccoli in una gabbia? Credimi, è più semplice che tenere dei bambini grandi in una gabbia. Perché non mi hai ancora germogliato come volevi fare a Puerto Zapato? Non sono stato io, ma Hector. Manca di immaginazione. Lui i problemi li vuole estirpare alla radice, capisci? Io invece credo che un lavoro onesto possa riabilitarti. Cosa ti fa pensare che lavorerò per te? Beh, non c'è molto da fare su quest'isola a parte lavorare, credimi. E poi pensaci. Quando me ne andrò, rimarrete tu e Meshi soli su quest'isola deserta. Non dirmi che questa prospettiva non ti stuzzica. Non credo che rimarrò ancora molto su quest'isola. Io controllo tutte le armi, Manny, e tutti i trasporti, e tutti gli uomini. Cosa conti di fare? Tu e Hector avete installato una base segreta solo per costruire lampadine? Oh no, questo è solo un beneficio collaterale. Il vero scopo è avere un luogo dove custodire tutti i miei vecchi clienti. Non possiamo permettere che ci siano brave persone in giro per la terra dei morti che spifferano tutti come abbiamo rubato i loro biglietti per il doppio N, non credi? Avete rubato i biglietti di tutta questa gente. Vuoi dire che non avevi già capito tutto da solo, Calavera? Copal mi passava tutti i clienti migliori dopo aver dirottato i loro biglietti su un fondo segreto. Io coprivo le tracce e poi facevamo in modo che gli allocchi si gettassero in mare, nei pressi della Perla. Lo sapevo. Tu ti prendevi davvero i clienti migliori. Tutti quanti tranne Mercedes, che tu mi hai portato via su quel ridicolo triciclo, che tra parentesi ho visto l'ultima volta che sono stato a Rubacava. La mia opinione, Manny, è che quei fuoristrada non siano troppo sicuri. Quindi non è colpa mia se Meci non ha avuto il suo biglietto. L'hai rubato tu. Beh, è stata colpa tua se lei si è perduta nella foresta, anziché finire dritta qui. Ma ho rimediato. Porterò Meci fuori da questa prigione. Manny, prima che la trovassi, ha passato un intero anno sola nella foresta pietrificata a causa tua. In confronto, qui, nella mia prigione, si trova molto meglio, non credi? Un biglietto per te e uno per Hector. Quanti altri te ne servono? Oh, Manny, noi non tocchiamo mai il prodotto personalmente. Noi vendiamo i biglietti a quelle anime sfortunate, impossibilitate a condurre una vita retta a causa dell'enorme quantità di denaro dalla quale sono nati. Ma potreste semplicemente prendere i biglietti e andarvene oggi stesso. Perché dovremmo andarcene? Adesso che abbiamo trovato un modo per rendere la terra dei morti un luogo vivibile. Ti sei fatto una bella isoletta. I precedenti proprietari non si rendevano conto di che cosa avevano qui. Ce l'hanno data per una miseria. Hanno raccolto tutto il corallo che potevano raggiungere con una gru e hanno abbandonato l'impianto. Ma noi sapevamo che qui sotto c'era molto di più. Cosa? C'è qualcosa che brilla dentro. Sembra un pezzo di corallo scintillante. E sapevamo come ottenerlo. Hai intenzione di farmi un'altra predica sulla mentalità vincente? No, schiavismo. Manny, questa è la vera chiave del successo. Beh, devo tornare al mio tentativo di fuga. Sì, continua a provarci, ragazzo. Bene, capite adesso perché adoro Grim Fandango? Tutto vi viene spiegato e soprattutto anche i cattivi hanno un motivo di esistere. E vedete anche che comunque Domino non la pensa come Hector, il suo capo. Questo mi piace tantissimo. I personaggi sono veramente fatti bene. Adesso dobbiamo uscire, dobbiamo trovare Cepito, che dobbiamo dargli non solo la calza che abbiamo trovato di Meci,
ma anche quel piccolo scalpello che ci hanno dato gli Angelitos. Allora, dovrebbe essere di qua. Eccolo lì. Parliamo con lui, vi va? Cepito. Eh? Chi? Oh, sei tu! Maledizione! Guardami le sopracciglia! Beh, non stai davvero in un posto tranquillo. Nemmeno tu in questo momento, amico. Rilassati. Noi ce ne andremo presto di qui. Noi? Ne ho abbastanza di viaggiare in compagnia. Io lavoro solo, amico. E cammino solo. Bel trapano. Trapano? Questo è uno scalpello. Senza filo, doppia velocità, a tamburo. Questo gioiello è uno spaccatutto. Di solito questi non li danno ai nuovi arrivati. Dove hai trovato uno spaccatutto? Ho degli agganci, amico. Sono introdotto. E avevo un po' di bottino da scambiare. Baratto è la parola magica qua giù nel grande mare. Bottino? Dove hai trovato del bottino? Sul fondo dell'oceano c'è di tutto. Gioielli, monete preziose. Voi sulle vostre barche di lusso non lo saprete mai. Perché non vi fermate mai a guardare? Dammi qualcosa e ti farò uscire di qui. Ho dato via tutto per questa bellezza. Hai scambiato gioielli e monete preziose per un attrezzo? È uno spaccatutto! Sì, è proprio un idiota. Quell'attrezzo mi sembra un po' eccessivo per te. Eccessivo? Niente è eccessivo per Cepito. Se lo dici tu, voglio scambiare qualcosa. Bene, sei nel posto giusto, figliolo. Che ti serve? Siccome Magic ci ha cercato una pistola, chiediamogliela. Una pistola? Oh, questo ti costerà un po'. Cos'hai in tasca? La mia falce. E vorresti davvero separarti? Oh no. Quando avrai qualcosa che valga lo scambio, torna a trovare il vecchio Cepito. Ti tratterà bene. Daffermo. Eccolo qua. Diamogli lo scalpellino. Io, Peter, hai mai visto un autentico piccolo picchio? Un piccolo picchio? No, mai. Ma mi piacerebbe provarlo. Piccolo picchio. Sei in gamba! Ok, abbiamo la spaccatutto, come potete vedere. È uno spaccatutto! Ehi, Cepi, dà un'occhiata. Ehi, questa è vera seta! Dove l'hai trovata? Le indosso da sempre. Anche tu? Beh, allora... Hai trovato un nuovo amico? Ah, la mia prima pistola a germoglino. È carica? No! Ehi, i proiettili sono difficili da trovare. Ok, abbiamo anche la pistola. Vedrò la mia Lisa. Scommetto che tutti questi minatori sono stati portati qui da quella piovra. Beh, almeno non se li è mangiati. Buttate gli attrezzi! Ce ne andiamo di qui, cavolo! Se mi fossi fatto restituire quel libro da Terry, avrei potuto combinare qualche bel casino qui. Organizzazioni sindacali e rivolte per principianti. Capitolo 1. I lavoratori devono controllare i mezzi di produzione. Questo è meglio non farlo vedere a Glottis. Già, Manny, il libro che ci avevano dato quei rivoluzionari al Blue Casket, ma purtroppo non l'abbiamo più. Adesso dobbiamo andare di qua. Si può scendere, vero? Mi ricordo che si potesse scendere di qua. Perché non mi fa scendere? Ah. Nient'altro che acque buie da quella parte. Ok, allora facciamo una cosa. Dobbiamo allora salire sul nastro. Ecco qua. E andiamo di qua. Come vedete, questo è un enorme gru. Spostiamo la gru dall'altra parte dell'isola e premendo giù abbasseremo anche la catena.
guardate questo, eh. Questi portano qui il corallo che poi viene spezzato. Oppure sono i bigodini più grossi che abbia mai visto. Ok. Lo vedete? Quella cosa sulla spiaggia? Bene, adesso ve la esamino, eh. Ops. Non ho sbagliato. Come si torna indietro da qui? No, vabbè, non ci credo che... Perché non mi fa tornare indietro? Ecco qua. Questa benna sembra più pesante della mia ultima nave. Bene, adesso usiamo lo spaccatutto sulla catena. Ed ecco qui. Capisco perché non danno questi scalpelli ai nuovi arrivati. Ed ecco fatto. Adesso... saliamo su. Di nuovo sulla gru. Abbassiamo la catena. Ritiriamola su. E vedete, sono usciti fuori quei, come li ha chiamati Manny, quegli enormi bigodini. Adesso abbassiamo la catena qui. E adesso possiamo uscire. Come vedete, la catena è tutta attorcigliata perché questo è completamente nell'altro senso, il nastro trasportatore. Ma invece adesso lo gireremo al contrario. Ecco qua che scende la catena. Perché mi fa tornare qua? Uffa. Forse devo salire sulla catena per scendere giù? Non ne ho idea. Proviamo. Ma non ricordo che si dovesse fare così. Ecco qua. Finalmente la corrente mi ha trasportato via. Adesso con le nostre forze dobbiamo scendere giù. E guardate un po' chi c'è. Eccolo là, Glottis. Glottis! Sei vivo? Beh, fa un po' male quando rido, ma la mia testa ha rotto un pannello qui dietro. Lo sai che ti credevo morto, Ciccio? Oh, Manny, mi sono divertito un mondo. Stai a sentire. Dimmi se esiste un motore migliore di questo gioiellino. Credo di no. Credo che questo sia il nostro biglietto di uscita. Oh, certo, ottima idea. Io mi ci stavo solo trastullando, ma anche la tua idea non è male. Credo che... Oh, certo, io mi ci... Ok, siamo quasi alla fine del nostro video, ma volevo porre la vostra attenzione qui. È la Mancia, la nave perduta che il capocantiere Velasco stava cercando. Ebbene, questo episodio enorme si conclude. Grazie per aver visualizzato il video, alla prossima.